Ecco, buonasera, bentornati con l'appuntamento dell'anteprima su Canale 66. Dopo l'ultima trasmissione ci troviamo qui fuori Caltagirone, piacevolmente a Militello Val di Catania, in compagnia del dottor Gambera, che finalmente lo abbiamo preso. Finalmente abbiamo rintracciato il dottor Gambera e quindi siamo qui a Militello, Val di Catania, per la notizia piacevole. Dobbiamo dare due notizie molto importanti per il calcio di Militello. Innanzitutto, ce li commenterò ovviamente il presidente, ma lo dico, apro io le danze. Il nuovo allenatore del Militello Val di Catania è Nicola Dolce, quindi questo già ormai è risaputo e quindi è una bella notizia anche per gli sportivi di Caltagirone, ma soprattutto per i tifosi del Militello. Una bella notizia avere Nicola Dolce con la squadra giallorossa. E poi più in là, prima della conclusione della trasmissione, diamo un'altra notizia. Io innanzitutto do la parola al presidente Gambera. Grazie Salvo, grazie alla vostra emittente che ci ospita in questo programma sportivo che è anche molto seguito, che viene anche dalla scia della scorsa stagione con un seguito anche abbastanza positivo di ascolti in ambito calcistico, anche se dilettantistico nel Calatino. Dicevate bene, sì, abbiamo la scorsa settimana operato un cambio tecnico dopo le dimissioni dell'allenatore Filippo Millauro e abbiamo optato per una bandiera del calcio calatino, scegliendo Nicola Dolce come guida, come coach della nostra prima squadra. È una scelta che abbiamo fatto quasi subito all'interno della società. Abbiamo chiuso questo accordo nel giro di pochissime ore dopo aver contattato il mister Dolce, il quale si è detto subito entusiasta e disponibile di sposare il nostro progetto per questi 5 mesi che ci separano dalla fine della stagione. Non è una stagione particolarmente felice per i nostri colori, almeno fino a questo momento, anche se sapevamo che saremmo andati incontro a qualche difficoltà, però crediamo molto nel valore dei nostri ragazzi e soprattutto nel coinvolgimento di alcuni giocatori locali e del circondario. Tuttavia pensiamo che con Nicola Dolce questo feeling, questo afflato, questo momento di amalgama possa ulteriormente realizzarsi e che quindi ci possa dare qualche soddisfazione in più rispetto alle condizioni un po' così esigue di classifica attuale. Sì, bene, io devo essere, oltre a questo, faccio i complimenti innanzitutto al presidente Gambera, perché io praticamente intendo il calcio nel modo sano e stupendo. Io la cosa che mi ha colpito e che mi permetto di dire, il presidente mi ha autorizzato, quindi me lo posso fare, questa collaborazione mia personale che mi vede legato da quando ho conosciuto il dottor Gambera al Militello, anche perché fa parte del nostro territorio, nel campionato di prima categoria, che è l'unica squadra che ci rappresenta nel campionato di prima categoria, quindi diciamo che in questi giorni pensavo proprio a questo, di una collaborazione di stampa col presidente, l'ingresso nella società, nel senso non sono un dirigente ovviamente, non mi permette, non ho le possibilità neanche di farlo, però a livello logistico di organizzazione sono contento di accettare la proposta del presidente di collaborare tutti insieme per alcune iniziative che stiamo lavorando personalmente, poi lavoreremo insieme col presidente nelle prossime partite, magari per i natalizie, visto che c'è il Nicola Dolce qui, organizzare qualcosa per i tifosi, per incentivare lo sport, anche perché la cosa che mi ha dato questo stimolo, lo devo dire a tutti, è quello, la cosa di domenica che ho sentito quando il Militello ha giocato a Scordia, una cosa meravigliosa, che tutti i giocatori, tutta la società insieme con la società dello Scordia sono andati a pranzo tutti insieme, è una cosa che mi ha colpito profondamente, perché io lo vedo così il calcio, nei valori, nella correttezza, nella civiltà, indipendentemente dal risultato, quindi questo è il calcio, o rimani in prima categoria o vai in promozione, però andare a pranzo tutti insieme in un derby molto sentito è una cosa meravigliosa e questo mi ha fatto suscitare il
diciamo, l'amore ancora di più di avvicinarmi a questa società, logisticamente ovviamente, con il presidente è tutto fare, quindi non si può sostituire il dottor Gambera che è bravissimo, io sto dicendo una mano di aiuto, anche se lei gira, fa piacere a tutti, credo, e quindi questa cosa mi ha dato questo stimolo, indipendente da Nicola Dolci. E se ci puoi descrivere questa bellissima cosa di Scordia? Sì, devo dire che il merito principale va dato al professore Lino Gurrisi, perché lui ha creduto molto in questa operazione, anche di immagine ma sostanziale sul piano sociale, di marketing territoriale. E quando ha proposto questo incontro nel pre-partita sia al Militello che allo Scordia presso la Gimnica Sport Village, abbiamo subito detto sì con il direttore generale del Militello Francesco Iacobello, che sta collaborando a pieno titolo all'interno del nostro sodalizio, da vecchia bandiera e conoscitore del calcio giallorosso locale. È stato bello perché, come anche il giornale La Sicilia ha titolato nei giorni scorsi appunto sulle cronache sportive, esserci ritrovati tutti assieme nel pre-gara, anche perché ci conosciamo tutti, abbiamo anche giocatori di zona in comune, qualche allenatore che ha militato a Militello, a Scordia, giocatori che in passato hanno giocato nelle due squadre, quindi c'è stata questa sinergia totale, abbiamo poi pranzato assieme e poi in campo è stata battaglia, anche se le condizioni atmosferiche erano particolarmente avverse, con una pioggia battente per larghi tratti nel primo tempo, però poi insomma siamo riusciti, almeno noi eravamo fuori casa, a portare in porto un buon pari, che è anche un buon punto d'avvio per il tecnico Dolci. Certo, quindi credo che con l'avvento di Nicola Dolci, che ha portato entusiasmo, io credo che, non voglio essere diciamo presuntuoso, però dico, secondo me il Militello con l'avvento di Nicola Dolci, magari con la carica di entusiasmo, perché no, quest'anno magari non accontentarsi solo della salvezza, ma secondo me ci sono ho visto anche la classifica, le condizioni, secondo me la squadra può ambire, secondo me, lo dico sinceramente, ambire anche a qualcosa in più, anche ai playoff. Lucia, secondo me, non voglio essere magari esagerato, ma lo dico con condizione di causa, secondo te? È un percorso ovviamente in salita, in questo momento siamo al riparo dai rischi della zona play-out, però basta un passo falso per tornare nella cosiddetta palude. Dobbiamo fare punti, domenica giocheremo in casa col San Gregorio e dobbiamo assolutamente sfatare quest'anno il comunale che ci ha dato solo dolori. Lo scorso anno abbiamo sempre fatto punti e risultati positivi, però ogni annata ha le sue peculiarità. Dicevi bene, mister Dolci ha dato subito la cosiddetta scossa mentale alla squadra, risaputo che nel calcio quando non vengono i risultati non si può cambiare una squadra intera, spesso paga le conseguenze l'allenatore, al quale comunque va il plauso della nostra dirigenza per l'impegno che nei mesi scorsi ha riservato a questo sodalizio. Però adesso mister Dolci ha portato una ventata di entusiasmo, di ottimismo in seno al gruppo, i ragazzi lo seguono con particolare dedizione, gli riconoscono sicuramente grande professionalità, grandi capacità tecniche, speriamo che questo possa darci un filotto positivo di risultati e noi siamo convinti che comunque riusciremo in qualche modo a raddrizzare la stagione verso una posizione sicuramente più consona alla storia, al passato di Militello. Ecco, perfetto. E quindi domenica si gioca alle 14.30 con il San Gregorio. Per quanto riguarda poi il settore giovanile, come si può vedere dalle immagini, praticamente il Militello, e questa è anche una cosa per cui mi ha colpito pure questo progetto, quello della scuola calcio, quindi si vede, come si può vedere dalle immagini, la dedizione dei tecnici ai bambini e quelli più piccoli, quindi il Militello non solo fa calcio in prima squadra, questo è il caso di dirlo, cioè nel senso fa dell'attività sociale a Militello, perché come tutti i paesi del Calatino, tutti abbiamo le problematiche e difficoltà, ma avere una scuola calcio è importantissimo, perché oltre alla scuola, la famiglia, lo sport, io lo vedo così, è un terzo elemento che forma l'educazione di una persona, quindi il bambino magari dopo i compiti, oltre alla famiglia e la scuola, socializza qui al campo sportivo, quindi è una cosa bellissima che il Militello sta attuando e questo ancora ti dà più complimenti veramente di cuore.
e quindi dico, è una cosa importantissima. Per quanto riguarda invece il resto, la squadra a me sinceramente anche il risultato mi è piaciuto, perché ho visto anche i nomi della squadra del Militello e sono tutti ragazzi volenterosi, motivati, e la cosa anche che mi fa pure piacere, che ho saputo, è che alcuni due giocatori del Militello addirittura hanno chiesto al mister di tesserarsi anche come giocatore, quindi questo è perché, siccome qualcuno diceva mister il Nicola Dolce ormai è in questi campi, invece avere il giocatore che ti dice anzi mister tesserati con noi e scendi in campo è una cosa bellissima, quindi si è creato questo gruppo, questo affiatamento anche con Nicola e i ragazzi. Sì, certamente Nicola non lo scopro io, non lo scopre il Militello Calcio, è abituato a stare in mezzo al gruppo, a fare l'allenatore e giocatore. Lui si è messo subito in campo con magliette e pantaloncini a tirare il gruppo, ad allenarsi, anche a deliziarci con le sue giocate, con i suoi lanci, con le sue punizioni. Alcuni ragazzi poi gli hanno chiesto espressamente questo ulteriore sacrificio, probabilmente quando lui riterrà opportuno per qualche momento, fase della partita, potrà essere a disposizione come domenica scorsa nel finale della squadra. Volevo poi confermare quello che tu avevi detto, la valenza sociale, aggregativa del calcio a Militello, ed è questo un profilo a cui teniamo tantissimo, non soltanto come ASD Militello attraverso l'impegno della prima squadra che da sempre è presente dal secondo dopoguerra con una sua militanza nel panorama regionale e anche con un settore giovanile di allievi provinciali. I bambini che state vedendo in questo momento alle nostre spalle in realtà sono curati da un'altra associazione di Militello che si occupa nello specifico di attività di addestramento educativo di base, e con questa società c'è però piena sinergia, anche perché non dimentichiamo che i nostri giovani allievi o i nostri juniores in realtà provengono dall'esperienza di questa società che si chiama ASD Calcio Militello, e c'è una sostanziale condivisione di valori non solo sportivi ma anche di impegno sociale per questa piccola cittadina che però sul calcio ha una tradizione e un suo motivo di impegno da parecchi decenni. Ecco, perfetto, io prima di concludere facciamo tutto in diretta, il presidente mi deve... Io infatti ti strappo la parola perché con Salvo... anche nella scorsa stagione avevamo avuto diverse occasioni in studio di incontro e gli avevo promesso un omaggio, lui non sapeva esattamente di quale omaggio parlassi. Oggi approfitto di questa simpatica occasione per fargli il dono della sciarpa ufficiale del Militello Calcio con la scritta Forza Giallorossi dal 1988 sempre con voi, e idealmente la do ai ragazzi, tieni Salvo. Grazie, questa è una ai ragazzi dell'emittente, e quindi praticamente è una bella cosa perché questo è ovviamente il simbolo della squadra locale, quindi sì. La sciarpa dà la cognizione di quello che è la squadra giallorossa. Sono i nostri colori sociali, il nostro grido di battaglia di Militello, insomma, la diamo con molto piacere a voi dell'emittente, quindi grazie. In particolare a Salvo che oltretutto con particolare competenza e impegno segue il calcio nella nostra zona in un contesto difficile. Ok, io grazie, ringrazio il presidente e quindi complimenti e un saluto alla squadra e a Nicola Dolce. Ecco, noi invece prima di concludere diamo alcune notizie, ovviamente come facciamo sempre, del campionato di promozione. La squadra di Caltagirone, le Aquile Calatine, impegnata nel campionato di promozione, domenica hanno pareggiato al Selvaggio di Ragusa contro il Marina di Ragusa per 0-0, una buona gara. I ragazzi di Boncompagni, ex proprio Militello, lo scorso anno hanno fatto una bella partita, una bella gara, sono riusciti a portare via un punto da Ragusa, un difficile campo, e domenica purtroppo ancora una volta a porte chiuse, cioè praticamente con il Real Belvedere di Siracusa si giocherà a porte chiuse, un interminabile, cioè praticamente è finita, non voglio aprire polemiche, ma è finita il girone di andata e si gioca sempre a porte chiuse a Caltagirone, quindi ancora una volta non arriva questa famosa autorizzazione dalla Curia e si giocherà a porte chiuse con il Belvedere, quindi poi il 30 il ritorno di Coppa Italia a Ragusa. Questo per quanto riguarda le Aquile, un in bocca al lupo alla squadra della nostra città per il raggiungimento, l'obiettivo della salvezza, perché questo è l'obiettivo della squadra per questo anno. Noi
ci possiamo risentire ovviamente per le prossime aggiornamenti, le prossime settimane. Ovviamente, come dicevo col Presidente, questa novità che ho a cuore, e lo ripeto sempre, di collaborare con personalmente a livello di stampa e di notizie e di organizzazione con la società del Militello, perché ce l'ho a cuore, quindi. E grazie al dottor Gambera, e quindi un risentirci alle prossime puntate, una buona serata a tutti.